Questo programma è presentato da Supermercati Doc e Famila Superstore. Vai Radio TV pure sopra Facebook. Il Ciardatano. Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati, bentrovati al Ciardatano. Ciao Silvia, ciao Titti, ciao Fedes. C'è Fedes oggi giù? Sì, sì. Silvia, ti vedo pensierosa. A parte il fatto che non sento l'audio. Che è successo? Senti? Adesso mi senti? Sì. Oco. E va adesso? Bene. Adesso sì, sento. E adesso? Sì, sì, salutiamo tutti gli amici che ci seguono su Telebari, Radio Bari e le nostre pagine Facebook, come sempre. E vi ricordo i numeri telefonici ai quali potete chiamare 080 501 46 68 oppure mandandoci dei messaggi vocali tramite WhatsApp al numero 370 301 5353. Bene, veniamo al tema della giornata. Oggi è un tema che ti piace molto. A ti me do sì, un a me sì. Siamo pronti? Glielo diamo l'indizio. Vai. Sentiamo l'indizio, qual è? Aspetta. Ti diamo un indizio. Perché allora, si muove? È una canzone tormentone. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente. Anzi, allora, visto che avete mandato questo brano, vi diciamo il tema della giornata. Oggi parleremo di musica indie. Esatto. Indie, musica indipendente, quindi parleremo delle etichette indipendenti. Infatti avremo pochissime telefonate. Non è vero, calcolando il tema non è un brutto che chiama, tema. Noi parliamo. No, non sto dicendo che è un brutto tema, sto sicuramente dicendo... la gente da casa ci stupirà perché le canzoni indie le conoscono. Sì, ma non tutti sanno che cosa è il genere indie. E allora io ho pensato noi stiamo anche qui alla apposta, domanda, ecco, infatti, però stiamo c'è qui il piano apposta. B, Renato, che sarebbe? Che cos'è per voi l'indipendenza e quando vi siete sentiti davvero indipendenti? Cioè tipo quando siete andati via da casa della da mamma soli, e sì. del papà? Quando non valgono però quelli che sono andati a vivere da soli, però hanno continuato a vivere con i soldi dei genitori. O quelli hanno non portato valgono. Poi la roba da lavare a casa dei mamma, genitori. A farsi cucinare dalla mamma, cioè loro nella pentola che si facevano cucinare, clacchiare così. Quindi parliamo dell'indipendenza. Allora, voi siete indipendenti? Ecco. Quanti anni sono che siete indipendenti? Potete Qual dircelo? È il vostro Independence Day? Independence Day, brava. Il giorno indipendente. Ecco. Ce lo potete dire chiamando i numeri che vi ho dato prima. Però possiamo chiedere anche quale canzoni indie conoscono? Certo. Così restiamo anche al tema principale? È normale, perché okay. Sennò vale la pena. Allora, aspetta un secondo che qua stiamo sistemando il telefono per i messaggi vocali, ma iniziamo a parlare della musica indie. Sì. Cosa vuol dire musica indie, Silvia? Allora, ripercorriamo le tappe della nascita e l'affermazione di un movimento diventato un vero e proprio genere musicale. Bravo. Sempre più spesso sentiamo parlare, a torto o a ragione, di musica indie, riferita a questo oppure a quell'altro artista, italiano o straniero. In effetti la musica e il genere indie hanno avuto un vero e proprio boom a partire dal nuovo millennio e anche la scena italiana sappiamo che si è arricchita di nuove sonorità. Per esempio, se io dovessi citare il gruppo dei Blue Vertigo, praticamente ovvio, dove il leader era Morgan. Sai che forse tornano insieme? Eh sì, perché giustamente quello mo ha fatto di tutto. Litigato con Buco. Ha litigato che cosa? Ha litigato con Buco, litigherà di nuovo, dice Pizzano, con i Blue Vertigo e poi si ritroverà da solo. Palco, mentre faranno la prima esibizione con i Blue Vertigo, la reunion, alla fine. E Morgan dove sta? Ci l'educazione, sta le buone maniere, le eccetera. Blue Vertigo, oppure che ne so, un altro gruppo. Ce l'ho. Francesco Renga, per esempio. I Timoria. Lui nasce con i Timoria, un gruppo che ha fatto storia negli anni 80, fine anni 80. Poi sono la Gat Pur Kid e Francesco Renga si è Però messo da solo. Però la nascita dell'indie, no? Allora, innanzitutto la parola indie nasce dalla contrazione della parola independent. In sì. effetti all'origine l'indie non era un vero e proprio genere musicale, si è declinato nel corso del tempo, no?
sì, artisti e musicisti hanno dato vita a un vero e proprio movimento, è stato un approccio alla musica, quindi non c'erano dietro le grosse, diciamo, major a dargli una spinta. Quindi dargli, la Virgin, io mi produco da solo, o io trovo qualcuno che crede nelle mie capacità e faccio il boom. Oggi, con la venuta dei social, di YouTube e di tutto questo, è diventato molto più facile. Potremmo parlare del fenomeno Calcutta, che tu conosci benissimo. Calcutta, certo. Calcutta. Abbiamo una canzone. Sonoroscopo ha raggiunto 1 milione di visualizzazioni. Ma anche noi, se vogliamo, con ChatD, con Tengo la Susta, con gli altri brani che abbiamo scritto, non è che ci siamo affidati a una produzione che magari potesse essere la Virgin. Che sei proprio un indie. Sono un indie, siamo un indie. Siamo indiani praticamente. Indiani. Allora io ti faccio ascoltare un po' di messaggi, vado? Vai. Sfrangi. Franco. Buongiorno signor Renato, tantissimi auguri da tuo amico Luigi. Ciao Luigi. Da San Paolo, auguri Di che cosa? Mi raccomando, mangiare molto oggi pomeriggio. E ci sanno. Tantissimi auguri, ti non voglio tanto tanto bene Renato, a te e a Silvia. Grazie. Ciao Renato. Grazie. Di nuovo auguri. Ma che ci causa, auguri. Renato, non è il mio compleanno oggi, è venerdì prossimo. Venerdì, anzi, lancio un appello. Se volete, amoruso, potete mandarci dei video soldi, messaggi. Soprattutto lo chiedo ai nostri più affezionati, quelli che ci seguono sempre. Dei video messaggi, ce li potete mandare già da domani. Mandate. E noi li potremo trasmettere come vostri regali a Renato e vedere anche le vostre facce. Mi rivolgo a John, a Chicca, a Michele della Madonnella, a tutti quelli che, a Luigi, domani metteremo tutti quelli che, no domani, qua, dopo domani, no sì, però domani, che è il giorno prima, metteremo qua il mio IBAN in ma modo tale, no perché metti che c'è uno che mi vuole dare una cosa di soldi, mettiamo l'IBAN, così lo manda direttamente sul mio conto bancario, va bene? Oppure no, vabbè, parliamo di chiaramente, scherzo, portate qua dei pacchi, anche perché magari non si può entrare, magari a telebari, vabbè, fuori, non lasciate può, fuori i pacchi, non si può, non accettiamo pacchi, non possiamo fare niente, c'è la sta zona Paolo, rossa, sta Paolo, vedi, si offre Paolo, si offre Paolo, con Paolo non li vedi più. Magari, che ne so, passate dal doc, da Famila, fate la spesa e portate qua, e va tutto bene, va bene, andiamo. Posso? Avanti, sì, stiamo vado parlando di messaggi, sì. Un grande cantante indie è Calcutta. Eh sì, l'abbiamo citato. Ha una bellissima canzone, Del Verde. Del Verde. Anche Renato ha fatto una parodia di Calcutta. Ce l'abbiamo? No, non ce l'abbiamo, la devi fare live. Come no? Te l'ho mandata ieri. Ma io ti ho detto falla live. No, e non la posso fare col pianoforte, non ce l'ho il pianoforte. No, la verità è che non però si ricorda. Però in compenso il testo, abbiamo il piano. Il piano, nel senso che stai su un ambrone, su questo tavolo. Smettila. Sul quale non salirò mai più, perché ieri ho fatto una figura becera con il professor Mazzitelli. Hai sconvolto, che salutiamo. Il professor. Il professor, infatti, fermato ieri, ma tu ci sta facendo. No, il professore non parla così. Ma quello cosa sta facendo lì? Avrà detto. O per bacco. In 200 se ne prendi due. Niente tonzille. Ecco. Anche se questo passaggio è stato rubato da Paolo Conte. Indie fino ad un certo punto, Ma poi ha fatto l'indiano e l'ha messa, no? Questo passaggio qua è proprio preso e rubato da Paolo Conte. Io vado con i messaggi. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente. Metti un po' di musica. Anzi, leggerissima. Parole senza mistero. Perché stava là. Allegre ma non troppo. Ma buongiorno a tutti. Buongiorno cara. Questa te l'ho dedicata a te. Come altre canzoni indie italiana mi è venuta in mente questa. Ricordami di Tommaso Paradiso, sì. Una di anche quella di Jo Evan, quella che ha partecipato, brava, a Sanremo, per sì, me sì. Indie. Come quando mi sono sentita indipendente, quando mi sono fidanzata con Antonio. Meno male. Va bene. Però, ciao cioè, a tutti, un abbraccio e buon pranzo. Infatti, perché ti sei sentita indipendente? Chicca, devi chiamarci per dirci questa cosa. Perché ti sei sentita indipendente quando ti sei messo con Antonio? È un controsenso.
un indipendente quando se ne va dalla casa, quindi quando vuole espatriare. Vabbè, ma magari casa. C'è un altro senso che noi non riusciamo a capire, probabilmente. Ma non è indipendenza, perché praticamente non ha fatto altro che portarsi Yoon nella casa. Quindi che indipendenza è? Ciao Renato, sono Giuseppe da Bari. Siccome io sono un bambino di 9 anni, non capisco di queste canzoni di musica indipendente, del tema di oggi. Vuole saperlo da te che canzoni sono, perché io ascolto, sai, le canzoni che fanno Radio Norba, tipo Mahmood. Grazie. Quelle Radio che Bari, Dard, devi come dire. Si chiama? Vabbè, Annalisa, quelli io sento, le musiche indipendenti io non le sento. Per questo motivo devi ascoltare Radio Bari, perché noi mandiamo solo musica indie. Infatti io non ti dirò la differenza che passa tra la musica che mandano gli altri lo e quella che mandiamo noi in Telebari. Lo dovrai scoprire ascoltando Radio Bari, capito? Ma non è che Radio Bari manda solo musica indie. No, da oggi in poi io mi auto definisco direttore artistico di Radio Bari. Sì, ma guarda, boh. Allora, Titti, da oggi solo musica indie. Bacione. Questa è musica indie. Due vedi? Giornalisti che all'inizio erano indie. Inizialmente erano indie, poi sono separati perché. No. Ma tu no. Ci hai fatto caso, Silvia, che tutti quelli che sono nati come gruppi, come band, quindi con l'etichetta indie, si sono sciolti. Ma non è vero. Come non? Scusa, non tutti. Abbiamo parlato di. Non tutti. Gli After Hours, Vertigo. No. Gli After Hours. No, stanno ancora, però mi sa che uno se ne è asciutto e no, è stato sostituito da un altro. Ma questo capita ovunque, insomma, succede che un membro della band possa andar via, no? Sì, il mio gruppo preferito in assoluto è un gruppo indie. Che sono gli Smiths. Gli Smiths. Saluti da Pietro da Diretto. Gli Smiths che nascono. Qui ci sono i Joy Division, in Italia abbiamo i Baustelle. Sì. E niente, vado a mangiare che è pronto. Buon appetito. Allora, torniamo sul tema, no? Di Smith. Alcuni storici, Renato. No, Silvia, scusa, tu devi sapere che il cantante degli Smith aveva problemi con la mano, nel senso che aveva la mano che gli tremava. Il primo giorno, siccome lui disse, vabbè, voglio diventare famoso mettendomi questo rossetto, si mise in bacio allo specchio, siccome aveva questo problema della mano che tremava, just for shoot, e da quel giorno in poi si è presentato al pubblico con rossetto sbavato su pomus e poi è diventato un personaggio grazie alla mano mossa. Come si chiama il leader degli Smiths? Titti. Che mi non te lo come me. Sto avendo un vuoto completamente mnemonico. Silvia. Dimmi. Che è successo? La battuta che hai fatto prima mi ha ti ha lasciato così? Sì. Ma nel senso che ci stai pensando ancora? Sì, tantissimo. O non l'hai capita? No, l'ho capito. Ah, l'hai capito, ho capito. Allora, dicevamo, alcuni storici fanno risalire la nascita dell'indie alla pubblicazione di una compilation a metà degli anni 90, sì, intitolata C86, ma in realtà il fervore musicale indipendente si era mostrato vivo tra le due sponde dell'Atlantico, in Inghilterra e negli Stati Uniti, a cavalcare proprio l'onda della musica indie. In questi anni nascono gruppi come gli Smiths, i Sonic Youth, esattamente. I Pixies, i My Bloody Valentine e i Fixies, per citarne alcuni, no? Poi con l'arrivo degli anni 90 ci sono stati ci sono state le prime contaminazioni, no? Quindi un po' il grunge è stato considerato indie, però grunge. Noi non siamo proprio d'accordo, perché secondo noi, questo è frutto di una discussione proprio che abbiamo avuto con Tiziano, yeah. Il grunge ammazzata, è una cosa è vero, eravamo d'accordo invece. È una discussione. È un genere ben definito. I dischi che volavano da una parte all'altra. Comunque era Morrissey. Morrissey, bravo Titti. Sì, sì. Che aveva problemi con la mano. Morrissey. Morrissey. Mori è.
Morrissey. Allora, ha fatto la battuta. A ridere. Metti un po' di musica leggera perché voglio. Però niente. Silvia, scusa, io vorrei sentire anche l'altro brano dei due, quella bionda, quella capi. Esatto, del, i Coma Cose. I Coma Cose. Indipendenti, bravo. Come bravo, chi? Coma Cose. Come una cosa stanno. E l'altra, no? Come una cosa dovremmo e l'altra. Dovremmo fare un duo, Renato. Come una cosa e l'altra. Secondo me spaccheremo. No, non è questa la canzone, quello del festival. No, ma sentire. Questo è uno dei pezzi proprio indipendenti. Indipendenti, Come mai non sono connesso dalla mia pagina, Titti? Sei connesso. No, vedo solo Telebari qua. Va bene, dai. E stavo dicendo, volevo sentire anche l'altro brano. Allora, dei Coma Cose. Io ho anche un po' di messaggi, che faccio? Sfrangiamoli. Poi dividiamo. Facciamo poco per uno. Ciao, sono Max da Torre Mare. Ehi. Cantante indie e Tatum Rush. Bravo. Chi è Tatum Rush? Tatum Rush è un cantante indie. Mo' va di. Yeah. Ciao Renato, sono Narita da Valenzano. No, Narita. Come artisti indie vorrei proporre Bruno Risas, sì, e i Coma Cose, che hanno presentato Coma Cose. Ce l'abbiamo qua. Il pezzo Fiamme negli occhi. Eccolo qua, sentiamolo. Abbracciare un uomo. Hey. E no, Renato. E così fanno, c'è tutto. No. Pensa lo canta fa. Hey. Degli altri, che te lo hey. Dico ugualmente. Resta qui. Di chicca? Io ti presto. Allora, io l'indulto. Antonio, sinceramente mi sono sentita indipendente perché sì, l'ho portato pochissime volte a casa. Però poi lo porti giù. Non è perché io volevo andare a una parte che i miei non volevano, volevo fare delle cose che mi vietavano di fare. E però con ti lui, dissero... con delle mie amiche le ho fatte. Mi sono sentito un po' indipendente. Niente. Ma comunque io sto a casa. E chi dice? Ognuno a casa propria. Ah, ho capito. Va bene, ognuno. E buongiorno, qui abbiamo Tommaso Paradiso e lo Salutalo. Stato sociale. Salutalo. Poi un altro che conosco è Coez. Coez, spaghetti con le Coez. Sono tubettini con le Coez. Ciao, ragazzi. L'altro giorno. Ma chi in Italia può essere considerato più indipendente dei CCCP o di GIU? Ciao da Marco da Giappino. Guarda, mi hai tolto questi CCCP dalla mocca. La mia CCCP. Generazione ricorda i mitici Meganoidi. Richiede la canzione Meganoidi versus Daitan 3. Quelli sono gli adenoidi. Che non è la cosa. Io non lo so perché e stai poi, dicendo tutte queste guarda, cavolate. Io aspettavo di fare questa puntata sin dall'età dello sviluppo. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Un Ciao. Indipendente italiano che è più conosciuto all'estero, infatti me l'ho fatto conoscere una amica francese che è in Italia, è un certo Dente. Dente. Fa delle canzoni carine. Però ci state facendo passare la storia di Chicca Antonia, adesso vogliamo una foto di coppia. Dai, fateci vedere. Una foto di Chicca? Fatemi vedere. Chicca, vogliono vedere una foto vostra? Ce l'hai sul tinello? Dai. Good morning. E la John. Ciao ragazzi, ciao belli. Ciao bello. Comunque, il giorno dell'indipendenza, August 20th, 1988. Il primo giorno che mi sono lasciato con mamma e papà. E poi la song che va con quel giorno è di Steve Winwood, Roll With It. Roll Vai with Tiziano, it. Metticela tutta. Va Buona bene. Giornata, raga. Okay. Un shout out a tutti e uno speciale a Gaetan e Michele della sì. Madonnella. E più Mua. Di più un ne ha più ne metta. Qua. Ciao John, ciao. Oh, scusa, sono scordato. Chicca. Chicca. Ciao Chicca. Sta Chicca, sta. Vado con l'altro messaggio. Vai, buongiorno Silvia, vai. Buongiorno Renato, Ciao. Sono Michele da Bari. Allora, sì. Come gruppo indipendente anche delle nostre parti, sì. Io voglio ricordare
La fu fame di Camilla. Ah, con come no? Herman Meta e i suoi soldi. Sì, 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 sì. Mentre invece per quanto riguarda l'indie inglese, voglio citare Kasabian. Se potessi ascoltare la canzone Goodbye Kiss, ne sarei felice. Un abbraccio. Una delle canzoni che amo particolarmente. Va bene, mo te la mettiamo. Allora. Allora, questa è la richiesta di John. Che è? Oh, oh, yeah. Goodbye Kiss, poi it's alright, yeah. Yes, man. Casa mia. Beh, è bellissima canzone. Proprio, no, anche le parole, il testo. Traduci, vediamo che cosa dice. Ciao Renato, sono sempre io, Anna Rita da Valenzano. Sì, Anna Rita, un altro artista indie che voglio proporti è Carl Brave. Carl Brave, ok. E un altro artista indie, sono sempre Anna Rita da Valenzano, Amuzzi. È Gazzelle. Gazzelle, quelle di prima, Dente, Gazzelle, Schnucchi. Dente ce l'ha detto la nostra amica da Barcellona. Che sarebbe sta bello aspettando il messaggio di Kika per sapere certo com'è. Sarebbe bello trovare mettere un nome a una band. Signore e signori, il Schnucchi. Erano questi così. Con il ginocchio. Questo è Dente, mi dice. Questo è Dente. Fammi crescere i denti davanti, te ne prego, bambino Gesù. Abbiamo avuto la foto di Kika Antonio, eh? Veramente? Sì. Nah. Kika, che faccio? Mando? E certo che la devi mandare. Okay. Tutto il mondo deve conoscere Kika. Aspetta, Paolo, tu la conosci Kika? Guarda. Buon pomeriggio, ciao. Gaetano da Bari. Buon pomeriggio, Renato. Gino. Buon pomeriggio, Silvia. Niente, non mi devo ricambiare urgentemente il saluto che mi ha rivolto John in televisione. Lo ringrazio per questo saluto e lo saluto anch'io. Va bene. Una buona giornata e un buon pomeriggio. Grazie anche a voi. Abbiamo una telefonata, Renato. Pronto? Ciao, chi sei? Mi chiamo Emanuele da Bari. Emanuele. Ti racconto. Mi restano dell'amore. Che cosa? Minoretano. Minoretano. Minoretano, il tempo dell'amore, certo. Sì. Ma lui non faceva parte. Lui non faceva parte di un'etichetta indie. Lui è stato uno degli urlatori che abbiamo avuto noi. Lui, Tony Dallara. Non faceva parte di un'etichetta indie. No, il tempo dell'amore. Il tempo dell'amore, va bene, mo vediamo se lo troviamo. Come? Venerdì San Emanuele. Non ho capito nulla. Va bene, grazie. Grazie. No, non va bene. Io non ho capito il tempo delle mele. Il tempo delle more. Silvia, dopo. Minoretano. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente. La sensazione fortissima è che oggi se ne andrà così proprio, sai? Quella... Ce l'abbiamo il tempo delle more di Minoretano? Sì, Tiziano sta un attimo impegnato. Va bene. Allora, abbiamo sentito Dente, sentito Schnuck. Sì, abbiamo dei messaggi. Mo, cazzo te mock. Ce l'abbiamo. Ciao Renato, qui. Ciao Silvia. Sì. Ciao. Un grande gruppo potrebbe essere le Led Zeppelin. Canta ridere, Arturo. Battuta, siete grandissimi. Grazie. Un bacio grande, Dario. Dario Mangieri, che salutiamo. Dario Mangieri, a ridere, fatta battuta. Simpatia. Renato, ma no, la foto di Kika. È vero, mi dice Tiziano che c'è un gruppo, i cani. I cani. Si può zoomare la foto, ecco, di Kika e Antonio. Ma Kika chi è dei due? Ma vuoi finire? Ah, eccola qua. No, mo la vedo. No, che non si vedeva. Boom. Ah, ecco. Ciao, Kika e Antonio. Antonio. Finalmente abbiamo un volto da associare. Ecco, signore e signori, avete qui Kika e Antonio. Facciamo un applauso agli sposi. Vabbè. Grazie, Kika. Adesso vogliamo la foto di mamma. La vuoi finire? Ma perché vuoi l'album di casa di Kika? Ma finisce, fatti tuoi. No, che basta. La gente c'è. Posso farti ascoltare i messaggi, sapere, per favore? Vai Silvia, mandi. Ciao Renato, sono Lucia. Io ti consiglio Franco 126, prima in coppia con Carl Brave, adesso solista. Eh sì, giustamente, prima c'era Franco IV e Franco I, mo a 126 arrivate, eh?
Da Franco, vabbè, giustamente dagli anni 60 siamo e ancora 2020, i grandissimi 21. Giardini di Miró e poi anche più recenti gli Zen Circus e le luci della centrale elettrica. State. Va bene, tutti questi gruppi, vedi, tutti questi nomi fanno parte appunto del genere indie. Questi sono i cani, senti? I cani, sentiamo i cani. Nel crepuscolo nero di tram e anziani in chiesa. Perché adesso la notte è finita. Mi sembra che mi aspettavo una canzone rock io, sai, le cani. Le cani, Mir. Sono indie. Invece è a dorm, c'è cioè una canzone come un po' melenza. Come dimenticare i grandissimi Radiohead. I Radiohead, mamma sì, mia, certo. Che gruppo. Bravo, bravo. Allora, Silvia. Sì? Vogliamo sentire un'altra canzone. Che ne so, io qua ho una lista di brani che hai inserito tu. E c'ho... Fai l'estetista e fai laureato. E fai il caso umano, il pubblico in studio. Fai il cuoco stellato e fai l'influencer. Non mi sembra. Fai il cantautore, ma fai soldi col poker. Perché lo fai? Disperata ragazza mia, perché lo fai? Io ti ho visto nella pescheria, perché tu gridi? Scusa, mi sono lasciato prendere. Che succede? Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente. Oggi non salgo sul tavolo, Oggi non salgo sul tavolo, sto qua, buono. Avesse mani un po' verso... Anzi, oggi se dovesse passare, battiamo le mani, arriva il professore. Non il direttore, il professore. Abbiamo dei messaggi. Messaggi, vai. Le perturbazioni e anche i ministri sono due band indipendenti. Non la faccio dire no. I ministri, dente, cinucchie. Schnucchi, l'hai aggiunto tu, sarà il tuo gruppo indie. A breve sarà un gruppo di Bari che si chiamerà Schnucchi e vincerà Sanremo l'anno prossimo. Signori, direttamente da Bari, il Schnucchi. Cesenatico è un gruppo che vorrei farvi ascoltare, che è il Teatro degli Orrori. Come vi siete incontrati tu e lei? Riconoscendovi fuori da un bar. Sì. Amici, queste perturbazioni. Puoi fare il meteo adesso, Renato? Bene, previsioni del tempo. Oggi Bari sereno. Si può andare a pesca. No, è zona rossa. Con la mascherina. Non è un'attività sportiva concetta. Scusa, ma anche se dovessero andare a pesca, mica ti fermano nel mare, che sei in multa. Ma perché tu nel mare fai la pesca o stai no, da una parte? Ma comunque devi andare a mare, cioè ti devi mettere nel gommone, nella barca, sul pedalò. Io non lo so. E vai a polipi. Adesso posso bere degli orrori. Dai. Senza vederti impazzire, senza dovermi sfidare. Ma anche il gruppo che ha vinto Sanremo, un gruppo indie, no, giusto? È rock? È rock. Quindi loro comunque avevano, cioè erano parati, nel senso che avevano comunque dietro uno coi soldi che ha investito su di loro. Con un nome. Ti posso far ascoltare gli altri messaggi? Ascoltiamo. Tu Pins, Yosh, preferisci cantare Marco Masini piuttosto che l'Indy? Ma di tu, di. Infatti. Balla l'Indy, balla come sei. Balla perché lo fai, non rispondermi se non vuoi, perché lo sai che io vedo con gli occhi tuoi e tu se vuoi puoi nasconderti dentro me finché non capirai perché lo fai. Disperata ragazza mia, perché Renato? Ti stai come un angelo in agonia, perché dobbiamo andare in pubblicità. Beh. Il ciardatano. Il
ciardatano. Madò, grazie. Silvia, hai visto? Mi hanno preso alla lettera. Guarda che cosa hanno portato. Portate il... la pancetta. Porchetta. Cioè... io non ci credo, secondo me è solo entrato Paolo. Guarda, guarda, hanno portato tutta questa roba qua da mangiare. E vorrei capire perché Paolo ha tutta quella roba. Grazie. Come spesa. Vabbè. Grazie, no, c'è Paolo. Paolo me l'ha portata perché mi ha detto, vedi che c'è stato un signore che ha lasciato una busta. La vuoi smettere di chiedere l'elemosina? Siccome sa che il 26 marzo è il mio compleanno, ma no, cioè non dovevate, davvero, non dovevate. Ho detto, solo bonifici accetto io. Quindi infatti domani metteremo il mio IBAN. La vuoi finire? Così. Allora, volevo dirti questa cosa. Che lupi. A un certo punto Barbara Cirillo mi scrive: il management del dolore post-operatorio. Io ovviamente ho risposto con un punto interrogativo. Che è ecco, successo? Il management del dolore post-operatorio è un gruppo indie. Com'è che si chiama? Il management del dolore post-operatorio. Tu pensa a uno che si deve ricordare il nome della band. Vabbè, ehi, mi metti l'ultimo disco dei Management. Come ci chiamiamo io e i tuoi figli? È tanto facile. Poi voglio dire, dobbiamo presentare tutti i giorni. Allora, abbiamo un po' di messaggi. Vado. Oggi voglio dire, c'è un tema che ci accompagna, per sfortuna, da un anno e mezzo. Il test Covid, come... Ecco, il management del dolore post-operatorio. Post-operatorio. Già l'intro dura una vita. Good rest. Io che passo la vita ad inciampare tra le mie domande. Quindi va cadendo. No, le domande sono: perché paure. Abbiamo dato questo nome al nostro gruppo? Potrebbe essere una delle domande. Io vado con i messaggi. Vai, vai. Guarda Titti, per favore non mettere più musica leggerissima, perché ogni volta che metti scatta per me fare le stesse mosse di Renato, quindi devo ballare insieme a lui e devo smettere continuamente di lavorare. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente. Scusate se ho mandato la foto, mia madre si è un po' arrabbiata, si è arrabbiato pure Antonio. E purtroppo... scusate, non la mandò più. Antonio e mia madre sono un po' arrabbiati. Antonio è un po' riservato. Meno male. E quindi. No, tanto non ti ha visto nessuno. L'ho fatto così, ma non manderò più foto mie di Antonio. Non per niente, perché Antonio è un po' riservato. Ho capito, va bene, va bene. Ci scusiamo. Tu devi chiedere. Ah, vabbè, lei ha chiesto. Ciao, Michele della Madonnella. Io dico Motta. La fine dei 20 anni. Mocca. E poi dico il grande cantante Tony Di Modugno della Madonnella. Motta, la Motta. Fine dei 30. Renato, il 26 ti manderò un regalo direttamente dal vostro ex sponsor. E chi è? Il nostro ex sponsor. Ma chi era? Michele della Madonnella. No, che ha detto il fatto del... Michele della Madonnella. Michele. Ok, va bene, va bene. Siccome li ho invitati a mandarci dei messaggi, dei video messaggi anche. Di per il mio compleanno, sì, per venerdì. Sarebbe carino associare un volto soprattutto a chi ci contatta spesso e volentieri, no? Ma tu lo sai, Silvio, ci stavo pensando stamattina, infatti te l'ho anche detto. Non mi sento proprio 47 anni. Cioè, non me le sento proprio. Me ne sento 51. Ma possiamo 47 tornare anni. Al tema della musica indie? Tanto poi il giorno del tuo compleanno. Ehi, sai che facciamo il giorno del tuo compleanno? Non veniamo. No, fai tutto quello che ti pare. Non veniamo qua, esce, ma te l'hai nord. Ma come ti chiama? Così ci danno là i doni. Chiaramente scherzo, non è che mo' viene il professor Mazzitelli. Vabbè, andiamo avanti. Stai facendo di tutto per chiudere la trasmissione. Ma io sono così, sono senza filtro, quindi vabbè, tu lo sai e lo devono sapere anche gli altri. Andiamo avanti, parliamo sempre di musica indie. La figura dello scemo. Chi è? Era meglio se non ti conoscevo. E tu a giocare sembrava questo davvero è... poi. Ma non come dici di sì mentre te ne vai. Un po' di te rimane qui anche se non vuoi. Amami o faccio un casino. Amami o faccio un casino. Silvia, io qui ho dunque Leopari, Bacia, Brucia, Ama, Usa.
È lei? Sì. Previsione del tempo. Domani piove. Dopodomani sole. Bene. Ci vediamo allora, domani per le altre previsioni del tempo. Molti, la musica indie in Italia è nata intorno agli anni 90, quindi facciamo un attimo il punto. Da movimento diventa un vero e proprio genere. Sì, okay, un genere, ha avuto indie. Poi varie declinazioni, l'indie rock, l'indie punk, l'indie grunge, anche indie rock l'ho detto, no? Quindi indie pop, quindi ci sono state una serie di declinazioni. Sì. Ma in Italia nasce negli anni 90, ok? Con gruppi come gli After Hours di Manuel Agnelli. Per i più, Manuel Agnelli è quello che ha duettato con i Maneskin durante... Che faceva il giudice lì alla trasmissione, che a X-Factor. X-Factor, eccetera. Sì, sì. I Marlene capelli lunghi. Marlene Kunz, certo. E i CSI, Consorzio Suonatori Indipendenti, sì. Di Giovanni Lindo Ferretti, cioè ex CCP. Che si mettono i capelli. Ma fatica. I Ferretti. Era un gruppo punk. No, ci è così. Ci è così. Qualcosa che assomiglia. Ma lui di solito suona davanti alle processioni. Madonna Sanzico. È la vita. La depressione, ecco. Proprio. Quindi l'indie viene presto poi considerato un genere musicale. Anche se spesso le band Salute. Vengono prodotte da piccole case discografiche indipendenti, sì. E non dalle grandi major. Infatti. Poi con l'arrivo del nuovo millennio sulla scena indie arrivano i Tre Allegri Ragazzi Morti. Eh? I Tre Allegri Ragazzi Morti. Ah sì, questi morti. Li avevo già sentiti. Vabbè, questo è un altro nome proprio. I Tre Allegri Ragazzi sì. Morti, li ho flag a Disco Pax. E poi con... il 2010 l'indie italiano ha un exploit anche di pubblico, perché poi ci sono stati talent e quindi c'è stata la voglia di affermarsi attraverso anche altri canali, no? Come sono sì. stati, appunto, come abbiamo detto prima, i social. Hai una telefonata? Eh? Silvia, ti ricordi il gruppo che ci ha fatto sentire Michele Didone due settimane fa? No, gruppo. Era, non era un gruppo, è un era cantante. Cantante. No, bravissimo, non ti ricordi? No. Secondo me lui è anche indie. Andiamo. Ascoltiamo. Pronto, chi è? Sì, pronto, sono Dino da Bari. Ciao Dino, buongiorno. Allora Dino, stiamo parlando di musica indie. Sì, veramente io avrei pensato ai 99 Posse. 99 Posse, sì, bravo. Gruppo napoletano che ormai sono tantissimi anni che è in voga. Ma oltre loro, ti ricordi il gruppo famosissimo Salentino? Che fa più o meno lo stesso genere? Sì, è vero. Come si chiamano? Te lo chiedo perché, cioè, Manghi me lo ricordo. Vabbè, quelli che poi sono diventati famosi, ma possono essere anche i Bundabash. No, oltre loro i Bundabash, c'è un altro gruppo che faceva comunque musica salentina, che fa musica salentina. Titti, te li ricordi? A me sfuggono. Sì. Un gruppo salentino che fa musica comunque. Se mi ricordo, vi richiamo. Va bene. Va bene, grazie per averci Buona chiamato. Buona giornata, sta un sistema. Bravissima. Anche loro credo siano un gruppo indie. No? Paolo Gentile scrive Crifu. Crifu? Chi è Crifu? Crifu. Cri allora, Cri è ecco. E Cri sarà. Ecco, allora, ecco. Quindi stavamo dicendo, tra quelli più conosciuti, nel senso quelli più ascoltati, sì. Ci hanno menzionato appunto lo stato sociale, no? Lo stato sociale, con, sì. Il frontman Lodo Guenzi, lo conoscete un po' tutti, ma anche... hanno menzionato prima i The Giornalisti, i primi The Giornalisti, perché poi ovviamente che si sono sciolti. No, indipendentemente dal discorso di sciogliersi. Indipendentemente, vedi, stiamo parlando di musica indie. The Giornalisti hanno sicuramente avuto poi un altro tipo di distribuzione nel corso del tempo, sì. E sono diventati ovviamente alla portata di tutti. Hanno cercato di continuare con il genere indie, però
Poi Tommaso Paradiso sta facendo, secondo me, un altro tipo di percorso più pop adesso, no? Infatti, infatti. Allora, questo primo singolo del primo album che ci ha trovato Titti dei The Giornalisti. Sì. Devo far dire da Michele Didone, come si chiama il gruppo che ci ha fatto scoprire lui l'altro giorno? Scusate, una diretta. Perché no. è un cantante. Pronto, Michele? Ciao, sei in diretta, Michele. Senti, mi ricordi il nome del cantante che ci hai fatto scoprire qualche settimana fa? Mettilo in viva voce. Aspetta che ti metto in viva voce, aspetta. Questa cosa... Dai, Andrea Laszlo De Simone. Eccolo qua, Andrea Laszlo De Simone. Chiedi a Michele, perché non credo che mi possa sentire. Vai, vai, parlo, ti sento. Non è indie lui come genere? Vivo. Sì? Sì? Ok. Quindi com'è che si chiama? Andrea Laszlo De Simone. Ma l'abbiamo menzionato. Andrea Laszlo De Simone. Eccolo qua, eccolo qua. Bellissimo. Va bene, bellissimo. Grazie Michele, ciao, un bacione. Ciao, grazie. Sei saluti a casa, ciao, ciao. Sentite questa canzone, bellissima. La dobbiamo sentire dopo, andiamo in pubblicità. Peccato, pubblicità. Vabbè, dai, rientriamo con questo. Fra poco, vai. Il ciardatano. Il ciardatano. Vivo, ma non ho scelta né un motivo. Molti penseranno che questa è una canzone anni 60, invece no. Il mondo è un tipo irrazionale, fa come vuole, non dà nessuna spiegazione. Esci a ballare insieme, allora, a me. Dimmi Silvia. Stavamo dicendo. Sì. Quindi adesso abbiamo scoperto con Tiziano che in realtà è un ex indipendente. Ah, vedi. Oddio, il genere è infatti indie. Però adesso c'ha una bella casa di produzione alle spalle. Vabbè, hanno scoperto il talento, un po' come è accaduto ai dei giornalisti, un po' sì, come... Sì. Sì, ma in più quindi... ci scrivono anche altri nomi di band. Sì, sì. I Papun, i Gazzelle... prima ne ho scritto aspetta, un altro, aspetta, io ho anche un po' di messaggi. Sicuramente ci hanno mandato un po' di... Apres la classe. Vado con i messaggi. E chiudi la school. Vai. Ascoltiamo i messaggi. Sì. Ciao Renato, i Sud Sound System. Un abbraccio. Ma non sono indie comunque. Qualcosina. No, sono dance hall, reggae. Ah. Chi è questo qua? Ciao Renato, ciao Silvia, io mi ricordo un gruppo vecchio, non so se ve lo ricordate anche voi, napoletano, si chiamavano i 44 Grana. 44 Grana, bellissimo, sentito dietro. Allora Renato, Michele della Madonnella ci ha mandato una foto, è di 10 anni fa, è con la sua Michele. Piccolina. Abbiamo chiesto l'autorizzazione, però associamo finalmente anche dei volti a queste voci che fanno parte e arricchiscono la famiglia del ciardatano. Sì, grazie, sì. Michele. Grazie Michele, ovviamente forza Bari. Allora, ricordo agli amici da casa, messaggi vocali per favore, continuano a scriverci. Ma non è che la moglie di Michele Mosengatz che mi ha dato la foto, non un po' come ha fatto Chicca. Come ha fatto Chicca e sì. Antonio. Ma non credo, io credo che Chicca ingenuamente abbia mandato la foto, Antonio gli abbia Antonio detto. Antonio gli ha dato un tuzzo sicuro. Ma è vero, ma perché devi dire queste cose? Come ti sei permessa? Sono Nadia da Bari, tra i cantanti indie più in voga e tra l'altro più sentiti dai noi appassionati, ci sono sicuramente i Canova, Selton, oltre ovviamente Cosmo, Calcutta, sì. E poi tra i gruppi anche il Teatro degli Orrori e i Ministri. Ministri. Mm. Ciao! Poi gli avvocati, commercialisti. Di Poggio Franco. Messaggio, posso? Vai. Vado? Quelli sui gatti, scrive Luigia. Me? Ciao Renato. Una splendida cantante di musica indie è Levante. Levante. Senza dimenticare che forse i primi sono stati gli After Hours con Manuel Agnelli.
Però vuoi mettere tutti i ragazzi da Anna. Le After Hours con la Fir de Levante. Levante che piace molto a Silvia. La Fir de Levante, che mo sta chiusa. A me la. Ciao Renato, ciao, ciao Silvia. Ehi. Io sono Sofia. Ma le canzoni indie sono quelle con dentro indiano indicativo. Ehi, ha detto di comitiva. E c'è la Jost. Che carini, hai visto? Che bel senso dell'umorismo. A ridere. Ciao ragazzi, sono Rosanna. Me. Piacere. Rai 1. Ah, anche Rosanna ci ha mandato una foto. Vabbè, mo' che ci manda fare, scusate. Bella sta canzone. Sei un pezzo di me. Sei un pezzo. Te la dedico con amore. Lo so che sono un pezzo di te. Noi siamo un pezzo di noi. Sei un pezzo di me. Ci scrivono Icanova. Icanova, sì. Li ha messi prima Tiziano. Al Barion stanno. Ma adesso sì, sì. Sono tante canoe. Svegliarti non capire. Chi sono i canoa? Scusa, sono i canoa, i canova. Ha detto canoa. Questo, questo pezzo è stato inciso al Barion. No, pensavo non avessi sentito. Stai facendo delle battute a oggi ridere, proprio piegare in due dalle risate, ma dove è? Comunque stavamo dicendo prima, continuano a scriverci ragazzi messaggi vocali. Infatti no, tu puoi dirlo in musica, in prosa, non the send, non ti sentono Silvia. Va bene. Abbiamo altri messaggi? Ora ci mandano anche foto, ragazzi, mandateci, sì. Facciamo così. Poi il filmino. Mandateci domani un po' di messaggi, di videomessaggi con gli auguri a Renato. Ma anche così no. Utilizziamo cosa? Anche no, Silvia. Ho detto, mettiamo l'IBAN direttamente e fanno i pagamenti per il regalo, se vogliamo. E il pensiero quello che conta. È il pensiero, ma pur 2 euro. 2 euro uno, 2 euro là, 2 euro là, non arrivano mai i soldi grossi. Renato, Silvia, visto che voi siete educati da non gridare, ve lo posso dire io. Il messaggio la vita manda vocal! Grazie, Pupo, grazie. Mi ha stil Abbiamo una telefonata, Pronto? Pronto, ciao Renato, sono Piero da Taranto. Ciao Piero, buongiorno. Allora Piero. Buongiorno a te. Saluto prima tua moglie. Vai. E saluto Silvia. Devi fare. Sto vedendo i vostri video, lo sto vedendo quasi ogni 100 giorni. Quale? Quello comunque del cane e delle zeppole. Ogni 100 giorni? Che ieri abbiamo messo? Come fai a vederlo da 100 giorni? Niente, si è emozionato. 800 giorni, aiuti un mese. 800 giorni, ogni 100 giorni. Ogni 100 giorni. Forse è il nome di un'altra band indie. Ogni 100 giorni. I giganti. Detto da lui proprio. I giganti. Vogliamo mettere una cosa dei giganti. Ciao Renato, ciao Silvia. Che Giorgino. Saluti di Olanda. Non parlo bene italiano, ma. Buon compleanno Renato. Dopo domani ci sa, ma perché io? Saluti di Rotterdam, in Olanda. Grazie, ciao. Dall'Olanda, bellissimo, grazie, davvero. In Olanda è arrivato già il tuo compleanno. Ci sei, vabbè, lì stanno avanti. Stanno festeggiando già i tuoi 50 anni, Renato. Lì stanno avanti, Silvia, un po' come in America. Noi stiamo ancora in Italia. Pensi che... Pensa, John... Ti sta festeggiando i tuoi 60, sì, Renato. Infatti. E i miei genitori i miei 70. Metti un po' di mamma, non ballo più. È venuta. Yes. Anzi, leggerissima. Vuoi non vuoi mi prende. Parole senza mistero. Ehi, allora, venerdì, visto che è il mio compleanno, dobbiamo mettere tutte le canzoni che piacciono a me, va bene Silvia? Io ti ho detto, allora io venerdì non la scrivo la puntata. Brava, libera, libera. Tutto quello che Facciamo mi viene. Che fai tu? Faccio io. Tutto quello che mi viene in mente faccio e dico. Va bene, dai. Allora, non credo proprio, perché tanto ricordati che da questa parte abbiamo la possibilità con abbassare quel il volume. Ho capito, vabbè, ma c'è sempre una telecamera. Sì, datti una e regolata. Non penso che Fedez. Guarda che è Federico, ecco, hai visto?
salvami te, salvami te, salvami te, salvami che. Allora, sono arrivati dei messaggi. Ascoltiamo. Buongiorno Silvia, buongiorno Renato, Delia da Bari. Ciao Delia. Secondo me un nuovo gruppo indie. Mm. Sono i Coma Cose da Sanremo. L'abbiamo mandato quest'anno. Prima, brava. Ciao. Ciao, ciao. Grazie, sì, c'è una telefonata, facciamo veloce. Non la possiamo prendere. Veloce. No, sono già le due. Vabbè, sono già chiama le due. Domani. Domani. Chiama domani, grazie. Domani, signora, un abbraccio. Allora, va bene. Sì, dobbiamo chiudere. Dobbiamo chiudere, sicuro? Sì. Manca un minuto ancora. No, dobbiamo chiudere. Metti un po' di musica. Ciao Renato, a domani. Ciao Silvia, ciao Titi, ciao Fedez, ciao a tutti, ciao. Vai Radio TV pure sopra Facebook. Di Giardatano. Questo programma è stato presentato da Supermercati Doc e Famila Superstore.